Buongiorno. Sono Tonia Mastroboni, lavoro per il quotidiano Riformista. E insomma, ho l'onore di presentare il professor Gallino oggi. Io appartengo a una generazione, diciamo forse la prima generazione, una generazione sperimentale, sono un po' un laboratorio. Appartengo alla generazione che si è affacciata al lavoro 10 anni fa più o meno, insomma, dopo il pacchetto Treu. Da quando ho cominciato a fare questo mestiere, cioè la giornalista, diciamo che il dibattito in Italia sul lavoro, sulla flessibilità, si è svolto a partire da un assunto, che la flessibilizzazione del lavoro nel mondo globalizzato fosse un processo inevitabile e anche virtuoso. La causa, diciamo, della flessibilizzazione del lavoro in un mondo globalizzato è evidente, insomma, è uno shock epocale. È il fatto che 1,5 miliardi di lavoratori nei paesi poveri in via di sviluppo, che lavoravano in condizioni miserevoli, con salari da fame, erano entrati in diretta concorrenza con il 500 milioni di lavoratori dei paesi occidentali che invece lavoravano in condizioni ben diverse, insomma, lavoratori con la pancia piena, lavoratori con delle certezze sul lavoro, sulla vita, sul futuro, sulla pensione. Nel nostro paese, come in tutti i paesi occidentali però, a partire dall'assunto che ho appena detto, cioè che la flessibilità fosse in qualche modo una conseguenza inevitabile della globalizzazione, la discussione si è svolta a partire da questo assunto. Anche a causa, lo devo dire, delle lamentele degli industriali che negli ultimi 10 anni, in mancanza della svalutazione competitiva dopo l'ingresso nell'euro, hanno sempre puntato molto, forse eccessivamente, sulla moderazione salariale. Dunque la discussione è andata avanti anche nella politica, insomma, c'è stata poi la legge 30, la legge Biagi o il recente protocollo del welfare, sempre partendo da questo assunto. Oggi si discute se sia meglio proseguire nel solco, diciamo, della flessibilizzazione introdotta da questi provvedimenti, o se sia invece preferibile, recentemente abbiamo visto i sindacati hanno firmato una piattaforma per una riforma importantissima, una riforma epocale come la riforma del modello contrattuale verso un modello più decentrato. Oppure si parla, per esempio a sinistra, se ne è parlato molto sul mio giornale, di alcune proposte alternative, cito la proposta Boeri, la proposta cioè di sospendere l'articolo 18 per 2 anni e poi stabilizzare il lavoro. Comunque, rispetto, diciamo, a questa impostazione ormai interiorizzata dalla mia generazione e dalle generazioni, vedo molti giovani in platea, sono molto contenta, e sono giovani che ormai hanno interiorizzato il concetto di flessibilità, diciamo, inevitabile, no? Ecco, rispetto a questo assunto, c'è una sola voce in Italia, almeno secondo me, autorevole e discordante, ed è quella di Luciano Gallino. Gallino, insomma, non ha bisogno di presentazione, lo farò lo stesso, farò una cosa un po' formale, professore emerito dell'Università di Torino, uno dei padri della sociologia in Italia, è uno dei massimi esperti sicuramente di mondo del lavoro. Tra i suoi libri ricordiamo Globalizzazione e diseguaglianze, il manuale di sociologia, uscito ormai credo 10 anni fa, Se 3 milioni vi sembrano pochi, La scomparsa dell'Italia industriale, L'impresa irresponsabile, tutti i titoli che sono in qualche modo anche manifesti politici, L'Italia in frantumi. Diciamo che il controcanto di Gallino, sintetizzando molto, è caratterizzato dalla convinzione che non sia affatto vero che la flessibilizzazione sia un processo virtuoso di creazione di ricchezza o di occupazione, come ci fanno credere anche autorevoli rapporti internazionali, o che sia in qualche modo indispensabile per creare benessere. Soprattutto Gallino non è convinto che sia un processo inevitabile. Nell'ultimo libro, Il lavoro non è una merce, contro la flessibilità, ancora una volta un titolo che
molto, diciamo, esplicito sul contenuto del libro, edito dalla Terza, Gallino smonta, e questa è una delle sue caratteristiche, diciamo, precipue, Gallino è un funambolo dei numeri, diciamo, è una persona, è un professore, è un sociologo che argomenta sempre sulla base rigorosissima dei numeri. E in questo libro lui per l'ennesima volta smonta cifra dopo cifra realtà e numeri che diamo normalmente per scontati, a partire proprio dai numeri base, dai numeri dell'Istat sull'occupazione. Una delle tesi del libro, forse la tesi fondante, è che le trasformazioni del mondo del lavoro degli ultimi 15 anni, dal protocollo di luglio del 93 ad oggi, vadano inquadrate all'interno di un processo più ampio, diciamo, che ha investito paesi occidentali, della rimercificazione del lavoro. E questa rimercificazione del lavoro, sappiamo tutti essere figlia, insomma, anche delle politiche economiche degli anni Ottanta, del thatcherismo, il reganismo, viene dopo un lavoro invece di demercificazione che è passato in Italia attraverso lo Statuto dei lavoratori. Il processo della rimercificazione del lavoro, diciamo, e qui è il valore aggiunto del sociologo Gallino, non viene analizzato solo dal punto di vista diciamo, dei dati, non viene descritta molto bene questa separazione tra lavoro e persona che comporta la rimercificazione del lavoro, ma descrive anche magnificamente le conseguenze drammatiche esistenziali di questa rimercificazione del lavoro. In questo libro, vabbè, cito qualche dato, qua e là Gallino smonta il famoso modello danese, la flessicurezza, primo non è così dorato come si tende a credere e soprattutto è inapplicabile in un paese come l'Italia, perché noi siamo il paese col terzo debito pubblico al mondo, la flessicurezza comporta un enorme aggravio per la spesa pubblica e insomma da noi è semplicemente inimmaginabile, quindi i politici che ci raccontano la fiaba della flessicurezza sbagliano. In questo libro è contenuto anche una cifra, diciamo, molto, poi passerò la parola al sociologo e mi taccio, che è stata molto, diciamo, discussa ed è il numero stimato da Gallino dei lavoratori flessibili oggi in Italia. Il professore li stima tra i 10 e gli 11 milioni. 5-6 milioni di contratti a tempo, contratti, diciamo, atipici, contratti regolari però, e il resto lavoro in nero. Questo è un libro che ancora una volta è dedicato al lavoro decente e al lavoro indecente, al lavoro dignitoso e al lavoro non dignitoso. E perché bisogna cercare attraverso il primato, attraverso la politica cui Gallino riconosce un primato assoluto, e una responsabilità enorme, di ridurre questa piaga del lavoro flessibile e di ridurre anche le enormi diseguaglianze sociali che ha creato in tutto il mondo. Qui finalmente mi taccio con una domanda. Davvero il lavoro stabile, che è un po' la conclusione dell'ultimo libro, può essere una soluzione a questo dramma? Si sente? Sì. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ringrazio la dottoressa Mastrobuoni per l'amabile presentazione. Comincerei la mia relazione con qualche numero, tanto per ricollegarmi a quanto diceva la dottoressa Mastrobuoni poco fa. In Italia, secondo una stima molto prudente, vi sono almeno 4-5 milioni di persone occupate che hanno un contratto di lavoro regolare, il quale ha certe particolari caratteristiche. Una caratteristica è che moltissimi di questi contratti recano, scritta da qualche parte, una data di scadenza. Sono contratti che durano per un certo tempo, per un certo periodo. E parlo di scadenza piuttosto che di lavoro a termine, perché
Di lavoro a termine si parla di solito in riferimento ai lavoratori dipendenti, ma vi sono anche molti lavoratori formalmente indipendenti, i contratti di collaborazione coordinata, i contratti a progetto e altre, i cui contratti hanno comunque una data di scadenza. La scadenza può essere relativamente lontana, 2 o 3 anni, in molti casi è piuttosto vicina, qualche mese, qualche settimana, in certi casi alcuni giorni. Nel campo del lavoro interinale o in somministrazione, come dice oggi la legge, ovvero in affitto per capirci, si osserva ad esempio che nel 2005, ultimo anno per il quale ci sono dati consolidati, le cosiddette missioni, ovvero i periodi di lavoro, la durata media dei contratti era di 18,3 giorni. Dopodiché c'è il problema per la persona di rinnovare il contratto, cosa che non sempre avviene ovviamente nel giorno successivo. Una seconda caratteristica di questi milioni di contratti regolari è che molti di essi prevedono un orario ridotto, un tempo parziale, 18, 20, 22 ore, talvolta qualcosa di più, a volte meno, anche quando la persona vorrebbe lavorare a tempo pieno o avrebbe bisogno di lavorare a tempo pieno. Si stima che almeno il 60% dei contratti a tempo parziale siano in realtà subiti o imposti. Le dinamiche che si osservano sembrano andare verso un peggioramento di questa situazione, ovvero un aumento dei numeri, perché vi sono dati recentissimi diffusi dal Ministero del Lavoro pochi giorni prima di essere riassorbito dal Ministero del Welfare. Nei primi mesi del 2008, in tutta Italia, le nuove assunzioni sono avvenute per il 70% con contratti a scadenza, contratti che recano una scadenza. E nello stesso periodo soltanto il 15% di lavoratori o di aziende hanno comunicato la transizione a un tempo indeterminato. Questi 4-5 milioni di persone hanno un reddito medio che, quando tutto va bene, è intorno agli 800 euro al mese, che in molti casi è determinata, la media, dal fatto che la retribuzione mensile magari è di 1.000-1.200 euro, ma i mesi di retribuzione sono 8-9 invece di 13, come avviene con i normali contratti a tempo indeterminato e a orario pieno. Vi sono altri, una cifra grosso modo corrispondente, intorno a altri 5 milioni di italiani che sono occupati con un contratto irregolare, ossia un contratto che non è registrato da nessuna parte e spesso è unicamente verbale. Sono i lavoratori dell'economia irregolare o sommersa. Si stima, con molti problemi, con molte difficoltà, l'Istat stima che i lavoratori a tempo pieno irregolari siano almeno 2 milioni, dopo le regolarizzazioni degli anni 2002-2006, mentre vi sono almeno 3 milioni di lavoratori a tempo parziale, che fanno in genere un secondo o un terzo lavoro non registrato. Per certi aspetti questo è il dominio della massima flessibilità, o se vogliamo, della massima precarietà dell'occupazione, perché l'occupazione, il lavoro, con esso il reddito, può essere revocato in qualunque momento dal datore di lavoro, dato che qui non ci sono nemmeno date prefissate di scadenza. Potremmo definire il primo gruppo i precari per legge, perché i diversi tipi di contratto con scadenza inserita nelle varie clausole del contratto
sono tutti contratti che trovano il proprio appoggio nelle varie leggi, nella legislazione sul lavoro, che consta di numerosi episodi, numerosi leggi, leggine e decreti, non ultimo il decreto attuativo della legge 30, numero 276 del 2003. Il secondo gruppo di persone sono precari fuori legge, e non perché si siano macchiati di un particolare reato, ma perché in questo caso significa che, essendo al di fuori della legislazione sul lavoro, sono totalmente soggetti alla volontà del datore di lavoro, a una serie di contingenze e incidenti possibili di ogni genere. E appunto il regno della massima precarietà, il regno dove i diritti sono vicini a zero. Questa grande massa di lavoratori sottoccupati e sottopagati è il prodotto di fortissime pressioni verso il basso che sono esercitate, che provengono, diciamo, da varie direzioni. Ne parlerò subito, ma prima risponderò a una domanda. Perché trattare insieme i lavoratori flessibili con un contratto regolare e i lavoratori flessibili o precari con un contratto irregolare, spesso non esistente, anche se, intendiamoci, la stretta di mano è un contratto, o le dichiarazioni verbali di un datore di lavoro sono assimilabili a un contratto? Perché trattarli insieme? Cosa che in generale quasi nessuno fa. Una ragione principale è che i passaggi tra questi due bacini, il lavoro flessibile regolare e il lavoro flessibile precario irregolare, sono molto grandi, molto intensi, molto facili e in genere sottovalutati. Se uno guarda delle sequenze storiche del lavoro irregolare e scopre che intorno al 95 aumentano il lavoro regolare, diminuisce di oltre 1 milione di unità, mentre aumenta quello dell'economia irregolare. Negli anni tra il 2003, 2004 e il 2006 si riducono di molto i lavoratori irregolari e aumentano quelli regolari. Ciò che è avvenuto è una transizione di tipo statistico. Negli ultimi anni, soprattutto nel periodo 2003-2006, circa 850.000 lavoratori che già lavoravano, avevano un datore di lavoro, percepivano un salario, percepivano abbastanza regolarmente un salario, sono stati regolarizzati, il che ha voluto dire che le famiglie sono state iscritte alle anagrafi comunali, le rilevazioni campionarie dell'Istat che si fondano sulle anagrafi comunali li hanno finalmente captati, e dall'oggi al domani o quasi 850.000 irregolari sono entrati nell'economia regolare. Vi sono altre ragioni, questa però è forse la principale: ragionare sui flessibili per legge, sui precari per legge, ignorando i precari al di fuori della legge è un grave errore economico, metodologico, culturale e politico. Si può aggiungere qualche predicato. Vi sono anche altri motivi, ad esempio che, contrariamente a quello che si legge quasi ogni giorno, si dice, l'economia irregolare è strettamente collegata all'economia regolare. Attraverso la ristrutturazione produttiva, di cui dirò tra poco, che ha uno dei suoi apici nella frammentazione del lavoro in
appalti, subappalti, subsubappalti, fino anche a 7-8 livelli, beh, quello che avviene in molti settori produttivi, in alcuni più, in altri meno, è che dopo il secondo o terzo fornitore o subfornitore o subappaltante si entra in pieno nel lavoro irregolare. E se non vi fosse quel lavoro irregolare, anche il lavoro regolare o l'economia formale avrebbe dei problemi. L'economia irregolare meriterebbe molte più attenzioni di quanto non riceva di solito, venendo vista di solito appunto come una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese e dei lavoratori che sono pienamente in regola. Ritorno alla domanda principale: da dove vengono queste pressioni verso il basso su retribuzioni, diritti, condizioni di lavoro? Vengono da molto lontano. Sappiamo in primo luogo che la domanda forte, la domanda ripetuta e insistita di lavoro flessibile da parte delle imprese dei paesi più sviluppati, incluso il nostro, sono da ricercare nella ristrutturazione acceleratissima, permanente. La ristrutturazione su scala globale del processo produttivo è un processo che era avviato da decenni, ma ha avuto uno scatto, una forte accelerazione a partire dagli anni Ottanta. Non è del tutto errato dire che la globalizzazione contemporanea decorre più o meno dai primi anni Ottanta, perché sono gli anni in cui le tecnologie informatiche, le tecnologie infotelematiche permettono una rapidità e una facilità dei processi di comunicazione, di trasferimento di naturalmente di capitali, di trasmissione di ogni sorta di documenti tecnici, compresi disegni o immagini fotografiche, quale anche solo pochi anni prima non esisteva. Qual è stato l'obiettivo principale di questa ristrutturazione del processo produttivo enormemente facilitata dalle tecnologie infotelematiche? Beh, l'obiettivo principale era ed è quello di andare a produrre qualsiasi genere di bene e di servizio in quei paesi dove il costo del lavoro è minimo, 5, 10, 15, 20 volte inferiore al nostro, e al tempo stesso dove sono minimi o inesistenti i diritti reali, i diritti esigibili di cui godono i lavoratori. Per molti aspetti la ristrutturazione del processo produttivo è stato un atto globale, straordinario, di politica del lavoro. Di tale processo ci sono tante misure. Una misura molto significativa sono i cosiddetti investimenti diretti all'estero, destinati ai paesi in via di sviluppo. Si tratta, dai primi anni 90 e gli anni 2000, cioè tra i 10, 12 e i 15 anni, si tratta di migliaia di miliardi di dollari. Oltre al 70% di questi capitali sono andati alla Cina, ma capitali crescenti stanno affluendo all'India e ad altri paesi. Un aspetto solitamente ignorato, benché ne parlino perfino le grandi banche di investimento, e quindi non soltanto le ONG o i teorici dell'altra globalizzazione, in media si può stimare che molto meno della metà del prodotto che proviene dai nuovi insediamenti industriali realizzati da imprese americane ed europee, imprese statunitensi e imprese UE, meno della metà è indirizzato al mercato interno del paese dove una società insedia le sue controllate. I modelli organizzativi sono molti, perché si può controllare un'altra impresa o azienda sul posto,
per via finanziaria, per via manageriale, per via tecnologica. Vi sono almeno 5 o 6 modi diversi di controllo. Sta il fatto che le imprese transnazionali, che sono semplicemente quelle che producono reddito in due o più unità produttive site in due o più paesi differenti, hanno organizzato un immenso sistema che, ad esempio nel caso cinese, produce più del 65% delle merci che sono poi esportate in Occidente. In altre parole, 2/3 delle merci che vengono esportate in Occidente non sono affatto merci fabbricate originariamente e autonomamente da industrie della Cina. Sono invece merci prodotte in tutto o in parte dentro quel paese, per i molti vantaggi che esse offrono, a cominciare dal bassissimo costo del lavoro e dagli orari senza limiti, da imprese statunitense ed europea, sia con impianti propri, sia attraverso un gran numero di società consociate o controllate. In questo modo si stima che questo flusso di esportazione sia prodotto per più di 1/3 da imprese statunitense o europee che lavorano con il proprio nome e che poi hanno generato migliaia, decine di migliaia di fornitori e subfornitori. Un altro 1/3 o e più è prodotto da società miste, dove entrano società di proprietà dello Stato cinese, perché gran parte dell'industria importante in Cina è tuttora di proprietà dello Stato, e società americane ed europee che usano le loro tecnologie, i manager, i loro mezzi di produzione e così via. È chiaro che a seconda dei settori la quota effettiva destinata al mercato locale oppure all'esportazione dipende dalla natura del prodotto. McDonald's, che ha aperto centinaia di siti in Cina, ovviamente non esporta hamburger surgelati nei paesi europei o in America, saranno consumati sul posto e l'investimento è stato fatto per coprire il mercato interno. E invece vi sono molte altre società, informatica, produzione di computer, produzione di microprocessori, che sono andati a fabbricare quei loro prodotti non solo in Cina, ma anche in India, in Malesia, nelle Filippine, in Indonesia o in Brasile, con il fine di esportare quasi il 100% della loro produzione. Ad esempio, società come Intel e Texas Instruments sono andate a fabbricare microprocessori in Malesia, ma non è che pensassero di vendere decine di milioni di microprocessori l'anno ai cittadini malesi. L'intento era quello di esportare più del 95% della loro produzione. Nei paesi in via di sviluppo le imprese dell'Occidente agiato, dell'Occidente benestante, può permettersi di pagare i lavoratori e soprattutto in moltissimi casi le giovani lavoratrici tra i 18, i 21, i 22 anni anche meno di 50 centesimi di dollaro l'ora, senza oneri sociali aggiuntivi, senza preoccupazioni per i versamenti previdenziali, la sanità, le ferie e altre voci che accrescono il costo del lavoro, appesantiscono il costo del lavoro nei nostri paesi. Il risultato è che i prezzi delle merci reimportate da imprese statunitensi e europee, nel senso aventi sede giuridica nell'Unione Europea, o i prezzi sono inverosimilmente bassi, al punto da spingere fuori mercato i relativi produttori occidentali. Chi è che produce più un giocattolo in Europa o negli Stati Uniti? L'80% dei giocattoli è prodotto in Cina,
e si arriva a più del 90% aggiungendoci qualche altro paese emergente. L'altra alternativa, che è piuttosto comune, è che basandosi su quei bassissimi costi del lavoro e anche su agevolazioni fiscali, sui prezzi dei terreni particolarmente favorevoli, vincoli ambientali anch'essi molto, molto bassi. Beh, la seconda alternativa è che le reimportazioni permettono dei ricarichi e quindi dei profitti pur essi inverosimili. E attraverso questa strada che le imprese statunitensi ed europee hanno contribuito a mettere in concorrenza tra di loro un mezzo miliardo di lavoratori che, sia pure con molti problemi, hanno tuttora in una prospettiva comparata retribuzioni elevate e diritti molto ampi, con un miliardo e più di lavoratori che hanno retribuzioni irrisorie, anche si noti anche per gli standard locali, e diritti minimi se non inesistenti. I lavoratori direttamente collegati alle esportazioni delle transnazionali americane e europee, si calcola l'ONU, che siano poco meno di 1.950 milioni circa. Altre centinaia di milioni rappresentano gli anelli estremi della fornitura. Questa massa di salariati, per le sue dimensioni, per la rapidità con cui si è formata, è un fenomeno senza precedenti. La rivoluzione industriale ha interessato 100 milioni, forse 200 milioni di persone nell'arco di quasi un secolo, mentre l'insieme dei lavoratori del mondo alle dipendenze di un'impresa arriva oggi a superare i 2 miliardi di persone. Si è parlato tanto di fine del lavoro, ma il fatto è che questi primi anni del XXI secolo sono un'epoca in cui si constata che il lavoro salariato non è mai stato così diffuso, così numeroso nel mondo, così totalmente dipendente, totalmente subordinato. In questa situazione di competizione, di concorrenza, di conflitto non voluto dai lavoratori, ma che è venuto oggettivamente determinandosi, la flessibilità dell'occupazione, quella che riguarda quei 10 milioni, forse 11, di persone che ho ricordato all'inizio nel nostro paese, ma centinaia di milioni di altri lavoratori in Francia, in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, dove questo tema è molto sentito e molto discusso. Beh, la flessibilità dell'occupazione è soltanto una componente della pressione che sui redditi e sui diritti della parte alta della scala viene esercitata dalle imprese globali. E a questo scopo vengono usati quali strumenti i redditi e i diritti della parte bassa della scala, dove sta il maggior numero di forze di lavoro mondiali. C'è un dato recentissimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a questo riguardo. Il quale dice che le persone che hanno un lavoro nel mondo avrebbero toccato i 3 miliardi su 6,4 miliardi della popolazione mondiale. Di questi 3 miliardi che hanno un lavoro, 1,3 miliardi, 1.300 milioni, sono lavoratori che non guadagnano abbastanza per sollevare se stessi e i familiari, che saranno 2, 3, 4, a seconda delle situazioni, dei paesi, dell'età, al di sopra del livello di povertà misurato da 2 dollari di consumo al giorno. Un'altra parte rilevantissima degli occupati sono occupati nell'economia informale, che è il termine internazionale, il termine dell'OIL, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per designare
disegnare l'economia, l'economia sommersa, l'economia irregolare, come noi la definiamo. Uno studioso statunitense, perché poi, diversamente da quanto avviene in Europa e nel nostro paese, le osservazioni, i saggi, i rapporti approfonditi, analitici, ricchi di dati, beh, nella maggior parte vengono dagli Stati Uniti, da centri di ricerca degli Stati Uniti. Uno studioso statunitense ha riassunto in questo modo la questione. Si tratta di un geografo economico, uno che guarda a che cosa succede agli spostamenti del lavoro, dell'economia, dei redditi sulla scala dei grandi spazi continentali e intercontinentali. Questo studioso scriveva qualche tempo fa: la pressione volta ad abbassare i salari e le condizioni di lavoro nell'ultimo quarto di secolo, negli Stati Uniti come in altri paesi, è ben più di un riflesso della competitività crescente, del declino americano o di mercati del lavoro su cui l'offerta è sovrabbondante, che sono le spiegazioni tradizionali che vengono addotte. È in parte il risultato di una strategia concertata delle grandi imprese, del governo e della destra politica, in questo caso si riferiva soprattutto agli Stati Uniti, ma non solo, per tagliare le cose che hanno ottenuto, i guadagni in senso ampio, compresi i diritti, quindi ottenuti dal movimento dei lavoratori a metà del XX secolo. Il mito del neoliberalismo, una voce che viene dalla patria del neoliberalismo, dice che si tratta di una politica per liberare il capitale dai ceppi dell'interferenza statale, in modo che possa competere più agilmente sui mercati globali. Anche questo si può leggere o sentire per TV 12 volte al giorno, anche nel nostro paese. Il fatto è che si tratta invece di una strategia per liberare le grandi imprese e il loro capitale dalle restrizioni cui lo ha soggettato il movimento dei lavoratori e la regolazione sociale. Conclude con una domanda che per certi aspetti è un po' anche la domanda che io, a cui cerco di rispondere alla fine del mio libro. Noi parliamo di continuo del vantaggio competitivo e della concorrenza del lavoro a basso costo, ma chi ha il coraggio di parlare di una politica del lavoro? Punto interrogativo, fine della citazione. Si tratta quindi, dato anche il tema del festival mercato e democrazia, si tratta anche di porre mente al fatto che siamo dinanzi a una grande domanda, un grande interrogativo di tipo politico. La sfida che non viene dalla Cina o dall'India di per sé, ma viene da imprese occidentali che là si sono insediate, è una sfida di carattere e dimensioni globale. I sindacati hanno pochi strumenti per opporsi a questa offerta di forza lavoro a basso costo che transita attraverso i prodotti reimportati dalle transnazionali, e quindi in sostanza la vera sfida della globalizzazione è questa, la vera sfida della globalizzazione è, si gioca sul terreno della politica del lavoro. E da questo esito, dall'esito di questa sfida, dipenderà se l'avvicinamento, se non forse il pareggiamento, a periodo lungo forse inevitabile, ma certo lontano, tra i redditi e i diritti delle forze di lavoro relativamente più agiate, più benestanti, e quelle che stanno in fondo alla scala, le forze di lavoro, la forza di lavoro più povera del mondo, l'esito possibile è se questo incontro avverrà verso l'alto della scala, facendo salire quindi il miliardo di lavoratori globali di cui
abbiamo parlato, o se non avverrà invece piuttosto verso il basso. Quello che succede è che da 20 anni e più la maggior parte delle 90.000 corporations transnazionali che di fatto controllano l'economia mondiale, a cui fa capo circa un po' meno di 1 milione, diciamo 900.000 sussidiari a vario titolo, organizzate in vario modo, transnazionali che il linguaggio dell'ONU, vorrei notare, così come la definizione è dell'ONU, in generale, con qualche eccezione, con qualche distinzione che occorre pur fare, si adoperano perché il suddetto incontro avvenga, se possibile, verso metà della scala e, se possibile, ancora più in basso. Questo rischio, il rischio che i paesi in via di sviluppo fossero utilizzati dalle grandi imprese transnazionali per frammentare e ristrutturare la produzione in modo da sfuggire all'ingombro, al peso, ai vincoli, ai cosiddetti lacci, lacciuoli del diritto del lavoro occidentale, era stato intravisto con molta chiarezza dalle organizzazioni internazionali fin dagli anni 70 del secolo scorso, 40 anni fa, o giù di lì. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, certamente non un'organizzazione di sinistra nel mondo, ha pubblicato nel 1976 le linee guida per le imprese multinazionali. Queste linee guida raccomandavano alle imprese di rispettare i diritti di tutti coloro che sono toccati dalle loro attività all'estero, di rispettare gli impegni internazionali del paese ospitante e altre cose del genere. Le linee OCSE sono state rivedute molte volte, e la versione più recente è apparsa nel 2000. Nel 77, giusto un anno dopo, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro pubblica una dichiarazione molto, molto bella, molto ambiziosa, che si chiamava Dichiarazione tripartita sui principi di politica sociale, principi a cui le multinazionali dovrebbero attenersi. Anche questo documento è stato riveduto nel 91, poi nel 2001, ed è un documento che è molto più impegnativo di quello dell'OCSE, perché dice in circa 25-26 articoli, molto dettagliati, dice ad esempio che nei paesi in via di sviluppo le imprese dovrebbero pagare salari in grado di coprire i bisogni fondamentali del lavoratore e assicurare un discreto benessere della sua famiglia, ivi compresi alimentazione, abbigliamento, abitazione e assistenza medica. Gli orari di lavoro dovrebbero essere ragionevoli e non superare le 48 ore alla settimana, tranne circostanze eccezionali. Dovrebbe essere abolito effettivamente il lavoro infantile e altre cose del genere. Si può dire, documenti alla mano, rapporti alla mano, che tanto le linee guida dell'OCSE, che si possono difendere dicendo che sono generiche, quindi uno può anche non aver capito bene di che cosa si tratta. E la dichiarazione tripartita dell'OIL invece è molto più specifica, e si può dire che per quanto riguarda quest'ultimo documento, quasi tutti i 26 articoli che riguardano le condizioni di lavoro sono stati e sono correntemente disattese da decine di migliaia di imprese transnazionali e di imprese minori in gran numero di paesi del mondo. Vi sono altri documenti, altre linee guide, sono documenti della Commissione Europea. Ci sono articoli che si chiamano clausole sociali inserite negli accordi commerciali bilaterali e quindi promosse dal vecchio GATT, l'accordo generale sulle tariffe sul commercio, che oggi si chiama l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Una clausola sociale, di nuovo secondo la definizione dell'OIL, è un articolo, un comma che dice che vi dovrebbero sempre essere assicurate
delle certezze, delle garanzie fondamentali relative alle condizioni di lavoro, e queste dovrebbero essere recepite formalmente in tutti gli accordi sulla liberalizzazione del commercio internazionale. La proposta di inserire una clausola sociale negli accordi commerciali ha sempre incontrato molta resistenza da parte dei paesi in via di sviluppo. Ha incontrato resistenze anche da molti economisti che ritengono che il mercato manifesta i suoi migliori pregi quando non ha costrizione di sorta. Il problema con i documenti che ho ricordato, la dichiarazione trilaterale dell'OIL, i documenti dell'OCSE, anche questi tentativi di inserire clausole sociali negli accordi commerciali, qual è il problema? Il problema, o meglio, i problemi sono due. Il primo è che questi documenti non hanno mordente, non prevedono sanzioni di nessun tipo, nemmeno richiami di tipo scolastico, per così dire. Abbiamo constatato che nelle vostre aziende viene impiegato lavoro infantile, questo non è confacente con l'articolo tale, no, della tale dichiarazione. Sono documenti significativi, importanti. La dichiarazione trilaterale, ripeto, è particolarmente analitica, ma essendo priva di denti, come dicono gli americani, essendo priva di mordente, non prevedendo alcuna sanzione, sono state praticamente disattese. Questo argomento, però, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette clausole sociali, è viziato anche da un altro fatto. C'è uno scambio concettuale di indirizzo. Le clausole non dovrebbero essere indirizzate, come prevalentemente sono, agli stati in generale. Dovrebbero essere indirizzate alle imprese, soprattutto le transnazionali, in particolare. Perché per quanto attiene a salari e condizioni di lavoro, il cui bassissimo livello poi preme sui nostri salari e condizioni di lavoro e diventa richiesta insistita di flessibilità, qui sicuramente c'è di mezzo il fatto che i governi dei paesi emergenti temono moltissimo che le imprese occidentali a loro volta delocalizzino, anche se in molti casi non si sa bene dove vadano a delocalizzare per pagare salari ancora più bassi. Basta il fatto che il primo destinatario di quelle clausole, di quei richiami, degli articoli della dichiarazione trilaterale dovrebbero essere le imprese transnazionali, perché sono loro che in primo luogo propongono e ottengono salari, condizioni di lavoro, tutele sindacali del livello più basso possibile. Per comprendere in che modo operano le imprese transnazionali e anche numerose piccole e medie imprese, perché la definizione ONU di transnazionale prescinde totalmente dalle dimensioni. Basta avere due unità produttive, anche con 10 addetti ciascuna, che producono reddito in due paesi diversi. Le 22.000 imprese italiane che sono andate in Romania hanno in media una cinquantina di dipendenti e sono transnazionali. Ma per vedere un po' dentro a questi meccanismi può essere utile riferirsi a un caso recente avvenuto in Cina. Quel miliardo e passa, un miliardo se si guarda soltanto gli export, un miliardo e mezzo e oltre se si guarda anche tutta la filiera della produzione frammentata nel mondo, certamente non stanno tutti in Cina, ma tra quelli che riguardano, che lavorano per le esportazioni, che sono poi, ripeto, passaggi di componenti e manufatti da una divisione o da un reparto
della medesima società a un altro, beh, circa la metà di quel miliardo sta precisamente dentro la Cina. Gli altri stanno in India e Russia, stanno in Messico, Indonesia, Filippine, Thailandia, Vietnam e altri paesi. Le condizioni di lavoro che esistono in Cina sono note da tempo, salari che non arrivano a un dollaro l'ora, familiari dei lavoratori che sopravvivono con meno di un dollaro al giorno, rifiuto da parte delle imprese di riconoscere diritti fondamentali e standard minimi, orari di 60 ore a settimana e oltre, obbligo di risiedere nel recinto della fabbrica per decine di milioni di soprattutto giovani lavoratrici, estrema flessibilità di prestazione, assenza di fatto di rappresentanze sindacali, divieto di sciopero, si può continuare per un po'. Queste condizioni di lavoro, questi non diritti, toccano poi il livello più basso in certe zone. Le zone economiche speciali, che sono una cosa, le zone franche di trasformazione ed esportazione, che in alcune regioni della Cina sono incluse nella prima, e che occupano molte decine di milioni di lavoratori e lavoratrici. Da queste zone economiche speciali e dalle zone franche di trasformazione ed esportazione provengono in gran parte le esportazioni di imprese occidentali o controllate da imprese occidentali. Già nel 2004 l'economista capo di Morgan Stanley, uno dei tre grandi nomi nel gota delle banche di investimento, rilevava che le esportazioni dalla Cina si erano triplicate tra il 94 e il 2004, da 120 miliardi a 370 miliardi di dollari, e notava, arrivando alla stessa cifra che proviene da un'altra fonte, ma che il caso vuole sia identica, erano imputabili per il 65% a detti gruppi economici. In altre parole, scriveva l'economista capo di Morgan Stanley, l'enorme ondata di esportazione di cui è accusata la Cina, perfino da qualche ministro europeo, è primariamente un'ondata di esportazione attivata da corporations globali che utilizzano lavoratori e lavoratrici cinesi. E questo fiume di export così etichettati, ma di fatto trasferimenti tra settori di una medesima impresa, diventano una enorme pressione sui salari, le condizioni di lavoro, il livello di vita di ogni paese del mondo, compresa ovviamente l'Italia. Questo collegamento, questo legame tra la localizzazione in Cina, perché volevo portare il caso cinese perché mi sembra particolarmente indicativo di quello che accade, questo legame tra la localizzazione in Cina di multinazionali americane ed europee e la possibilità di avvalersi laggiù di lavoratori e lavoratrici smisuratamente flessibili, docilmente flessibili, incredibilmente sottopagati, è emerso con particolare evidenza un anno fa o poco più. Durante la primavera del 2006 il governo cinese ha diffuso un disegno di legge, una bozza di legge sui contratti di lavoro che introduceva nuovi requisiti. Erano requisiti che erano e sono molto al di sotto di qualunque contratto di lavoro stipulato in Italia, ma per milioni di lavoratori cinesi avrebbero rappresentato un progresso. Le principali innovazioni che la bozza di legge proponeva era un aumento del salario minimo a 75 centesimi di dollaro l'ora. La maggior parte, molte transnazionali pagavano allora in Cina 65 centesimi di dollaro l'ora. I contratti di lavoro venivano posti sotto la tutela dell'autorità pubblica, erano introdotte, cosa inaudita, un'indennità di licenziamento e, cosa per certi aspetti ancora più straordinaria,
era introdotta la possibilità di negoziare le condizioni di lavoro in fabbrica. Che poi queste norme potessero venire in seguito realmente applicate non era molto alta. La Cina ha delle leggi sui sindacati, ad esempio, straordinariamente avanzate, ha vari aspetti della legislazione sul lavoro avanzatissime, che però non sono nemmeno lontanamente fatte rispettare. Ma quello che è accaduto è che molte imprese americane ed europee, attraverso la Camera di Commercio americana e la Camera di Commercio europea, dell'Unione Europea, iniziarono una campagna molto intensa al fine di costringere il governo cinese o a ritirare o quantomeno ad annacquare quella bozza di legge, minacciando tra l'altro, alludendo la possibilità di delocalizzare all'estero se la legge fosse mai stata approvata. Hanno avuto un certo successo perché la legge, che poi è stata approvata dal Congresso Nazionale del Popolo nel giugno 2007 ed è entrata in vigore pochi mesi fa, il 1° gennaio 2008, è assai più soft, assai più morbida della prima bozza governativa e sono anche meno le probabilità che venga realmente applicata. Però sta il fatto che essa era arretrata rispetto alla proposta iniziale. Dopo la intensissima campagna di lobbying, dopo le forti pressioni delle transnazionali americane ed europee a cui ho accennato. Chi si è indignato per primo? Qualche Hong, qualche sociologo altro globalizzatore o altre cose del genere? No, sono stati i parlamentari americani. Nell'ottobre 2006, quindi meno di un anno fa, essi hanno inviato una trentina di essi, hanno inviato una congressional letter, una lettera congressuale, inviata al presidente Bush, in cui dicevano: noi, cito dalla lettera dei parlamentari americani, noi siamo rimasti sgomenti nel leggere sulla prima pagina del New York Times il 13 ottobre un dettagliato articolo relativo agli sforzi di società transnazionali statunitensi volti a minare il rispetto di diritti fondamentali dei lavoratori riconosciuti sul piano internazionale. Questa vergognosa campagna lobbistica di grandi società americane è incompatibile con l'impegno del nostro Paese di promuovere dovunque, con la legge e con la pratica, il rispetto di diritti fondamentali dei lavoratori. Noi le chiediamo di prendere immediatamente le seguenti misure correttive e seguono una serie di richieste, dare mandato all'ambasciatore americano in Cina di sostenere i diritti dei lavoratori cinesi, e ripudiare pubblicamente gli sforzi di qualunque società con sede negli Stati Uniti volti a indebolire i diritti dei lavoratori all'estero e in particolare cinesi, eccetera. È indicativo il fatto che siano dei parlamentari del Congresso degli Stati Uniti che scrivono una lettera così, così forte, così vistosa, grondante indignazione al presidente del loro paese. Non risulta che poi sia avvenuto granché. Quello che è avvenuto è che in Europa, per quanto mi consta, sicuramente sfugge sempre qualcosa, per carità, ma per quanto mi consta, in Europa e in Italia non è avvenuto niente del genere. Ma la Camera di Commercio della UE europea non è stata meno accanita e meno forte nell'esprimere il proprio dissenso nei confronti di un disegno di legge che cercava di aumentare di 15-20 centesimi l'ora il salario dei lavoratori cinesi e introdurre effettive tutele sindacali e altre cose del genere. Ho usato il caso cinese per illustrare un po' più da vicino il meccanismo dei rapporti che poi sfociano in politica, sfociano nei rapporti tra mercato e democrazia. Lasciano intendere che la democrazia forse ha lasciato andare un po' troppo oltre il mercato e che una nuova forma di regolazione, in primo luogo dei capitali finanziari, ma anche dell'attività delle corporations internazionali, probabilmente sono necessarie. Ma quello che
l'insieme dell'argomento che ho esposto, e mi avvio a concludere, e il caso cinese, che cosa dice? Questo insieme di dati, di argomenti, di fatti, dicono che le politiche del lavoro dovrebbero essere alla nostra epoca il problema centrale e prioritario della politica in primo luogo e dell'economia mondiale. E questo significa che dovrebbe essere posto in primo piano sull'agenda dei partiti e del governo di ogni paese, compreso presumibilmente il nostro, dove i mercati del lavoro e il mercato del lavoro sembrano tutto sommato una secondaria questione economica, mentre sono una massiccia questione politica. La politica mondiale del lavoro, se mai si delineasse, e le rispettive politiche nazionali dovrebbero perseguire un obiettivo predominante: far salire i redditi, le retribuzioni, i diritti del 1,5 miliardi di lavoratori globali verso l'alto della scala, fino a che si avvicinino ad un livello di parità, tenendo conto di tanti fattori: il differenziale di produttività, la parità di potere d'acquisto delle monete e altri fattori di compensazione del genere, si avvicinino alle retribuzioni e ai diritti di cui godono i lavoratori dei paesi più sviluppati. La domanda ossessiva e ossessionante di occupazione flessibile da parte delle imprese e delle associazioni delle imprese nasce precisamente dall'enorme squilibrio che esiste tra i primi e i secondi, i lavoratori con salari da $0.50 all'ora e zero diritti e quelli da 15-20 dollari l'ora netti, ma che diventano anche il doppio con i contributi sociali. Si tratta di un enorme squilibrio. Il solo modo per ridurre tale squilibrio, prima che anche sul terreno della politica e della democrazia intervengano fenomeni sgradevoli, il solo modo per ridurlo in modo strutturale dovrebbe consistere nel puntare a ridurre questo squilibrio. Ritengo che sia possibile, che si possa fare. Una politica del lavoro globale dovrebbe impiegare molti strumenti coordinati in modo da potenziarsi a vicenda. Sul piano internazionale vi sono gli accordi internazionali, l'attività dei sindacati, del sindacato mondiale, dei sindacati europei, molti dispositivi delle leggi internazionali o leggi che pur avendo un'origine nazionale sono di grande rilevanza internazionale. Gli americani, ammirevoli da questo punto di vista, hanno riportato alla luce, a questo proposito, per fare politica del lavoro, una legge che risale al 1789, avete capito bene, pochi anni dopo la nascita degli Stati Uniti, che si chiamava, è una legge sui diritti di stranieri che hanno subito torti da cittadini o imprese americane. La legge dice che chiunque subisca un torto da un cittadino o da un'impresa americana, dovunque nel mondo, può presentarsi dinanzi a un tribunale americano. La cosa non è facile, però se ci si mette di mezzo un ufficio legale con 100 avvocati, come in qualche caso sta avvenendo, è possibile che la legge acquisti nuovamente una notevole stringenza, un notevole mordente. Rimando al mio libro per un dettaglio dei tanti interventi che sono possibili sia sul piano internazionale sia su quello nazionale per sviluppare una politica del lavoro globale che abbia quell'obiettivo di fare incontrare redditi e diritti verso l'alto della scala piuttosto che verso il basso. Ma per intanto mi fermerei qui. Grazie.
Ringraziamo il professor Gallino e, per citare un altro pilastro della mia generazione, Nanni Moretti. Sì, il dibattito sì, cominciamo con le domande. Sì, lei prego, voleva fare una domanda. Professor Gallino, Antonio Costanzo. I dati e lo scenario che lei ha disegnato come occidentale, devo dire, mi mortificano, a dire il meno, mi fanno arrossire. C'è una cosa che mi incuriosisce, mi rifaccio anche all'intervento del professor Krugman 2 giorni fa qui al Festival dell'Economia. Qual è, professore, se lei ha il dato, l'andamento del tasso di sindacalizzazione all'interno di questo scenario? Krugman riscontra che negli Stati Uniti il tasso di sindacalizzazione si abbassa in maniera drammatica in quelle che lui chiama le Golden Ages, cioè le età in cui la gente sta bene, mentre si alza nelle Age of Great Compression, quando vi è una maggiore uniformità nella distribuzione, me la faccia chiamare, della felicità pubblica, invece che ricchezza la chiamiamo in questo modo. Se la sua risposta è analoga a quella di Krugman, cioè il tasso di sindacalizzazione diminuisce, la mia domanda è: perché? O dobbiamo assistere a questi uffici, che probabilmente legali, come lei ha accennato in conclusione del suo intervento, che poi probabilmente promuoveranno delle norme riportate da Grisham, credo poi regolarmente, class actions, per conto di cittadini, poco probabili io ritengo, per conto di cittadini stranieri, che sostituiscono il sindacato? Ecco, però la mia risposta, la mia curiosità grande è: perché il tasso di sindacalizzazione diminuisce? È colpa dei sindacati che non rappresentano più? O è colpa delle lobby che fanno sorte di lavaggio del cervello? Dottoressa, è una domanda un po' sessantottina, ma è la mia generazione. Grazie, professore. No, vorrei aggiungere che, tra l'altro, la cosa straordinaria del libro di Krugman, che è un bellissimo libro che consiglio a tutti, si chiama La coscienza di un liberal, uscirà credo in italiano la prossima settimana, è che un economista riconosce il primato della politica. Non credo sia una cosa molto frequente, insomma, e cita dei cicli politici che hanno determinato quello che diceva poc'anzi il signore. Il tasso di sindacalizzazione nei paesi occidentali, America del Nord, quindi Stati Uniti e Canada, Europa occidentale, diciamo la UE 15, perché altrove i sindacati sono nati, rinati di recente. Beh, il tasso di sindacalizzazione è in forte diminuzione da almeno, da quasi 40 anni, da circa 40 anni. Non è stato precisamente un incidente. Tanto Reagan quanto il primo ministro Thatcher hanno intrapreso azioni di straordinario impatto economico e politico per ridurre drasticamente il potere e la rappresentanza dei sindacati. Le azioni di Reagan contro i controllori di volo, le azioni della signora Thatcher contro i minatori hanno prodotto che sono state leggi, non solo il divieto di sciopero, ma sono state leggi che incidevano sulla rappresentanza, sui meccanismi di rappresentanza, per cui in Inghilterra, ad esempio, non si potevano avere rappresentanti in certi shops, in certe officine, in certi dipartimenti, entrava molto nel meccanismo di rappresentanza. Il risultato è stato di far diminuire di decine di punti il tasso di sindacalizzazione, perché con gli interventi di Reagan e di Thatcher i sindacati hanno perso un grandissimo potere di contrattazione, e se i lavoratori dopo 2, 3, 5 anni vedono che dalle contrattazioni non sorte granché, non esce granché, si staccano dal sindacato. Vi sono stati altri processi, anche il processo recente che ho introdotto all'inizio, di frammentazione dell'attività produttiva in quelle che si chiamano catene di produzione o catene di creazione del valore, diffuse per i continenti e per il mondo, e pongono ostacoli enormi alla sindacalizzazione. Se un qualcosa viene prodotto in 10, 15, 20 paesi differenti, e questo è il caso di migliaia e migliaia di prodotti oggi,
come si fa a rappresentare gli interessi dei lavoratori che alla fine producono quel tale oggetto, che può essere un elettrodomestico, un computer, molte altre cose, anche un servizio di qualche tipo, può essere un film, una campagna pubblicitaria. La frammentazione delle attività produttive aveva tra i suoi obiettivi anche questo, quello di ridurre l'incidenza del sindacato, ma anche se non l'avesse avuta come scopo diretto, ha reso oltremodo difficile la rappresentanza a causa della scomposizione che in un paese come il nostro può voler dire in molti casi avere due o tre anelli della catena di produzione del valore a 500, 800, 1000 km di distanza, ma anche altre 4 o 5 a 5000 o a 10.000. Ho visto recentemente l'analisi da questo punto di vista di un piccolo elettrodomestico che arriva poi nei supermercati a 120-130 euro. È prodotto in 10 paesi diversi e fa 11 passaggi complessivi per un totale di 40.000 km. Cioè, i primi pezzi sono acciai speciali che partono dalla Svezia e vanno in Austria per essere trattati, poi vanno in Cina e da altre parti. Alla fine finiscono a Seattle negli Stati Uniti. Complessivamente percorre 40.000 km. In un certo senso il sindacato dovrebbe star dietro a 40.000 km di movimenti e di processi produttivi per poter rappresentare gli interessi di quella catena dei lavoratori. I sindacati hanno commesso errori, però sta il fatto che tanto i processi politici quanto i processi economici, i primi fortemente mirati, i secondi un po' meno mirati, ma che vanno nella stessa direzione, hanno posto ostacoli enormi alla sindacalizzazione. In Europa, nell'Europa continentale, le cose vanno un po' meglio, ma tanto in Francia quanto in Germania quanto in Italia i sindacati hanno perso decine di punti rispetto ai livelli di anche in Germania, dove ci sono sindacati nazionali che sono stati pilastri dell'economia, anche perché avevano i loro rappresentanti nei consigli di sorveglianza delle imprese e hanno perso molto del loro peso, perché dinanzi a un argomento come o firmate un accordo che prevede zero aumenti o aumenti irrisori per i prossimi 3 o 5 anni, oppure noi delocalizziamo nel Vietnam, anche il potentissimo Metallgesellschaft o Metallverein tedesco alla fine accetta quell'accordo, il che vuol dire che l'anno dopo 10, 20 o 100 dipendenti per fabbrica non rinnoveranno la tessera. Ci sono altre domande? Sì, prego. Eccomi, mi sono impossessato del microfono. Buongiorno, grazie, sono qua professore. Grazie professore per la relazione lunga e densa di contenuti. Devo dire, come se una campanella fosse suonata al mio orecchio rispetto a un grande problema che abbiamo. Proverò a fare delle affermazioni che rispecchino il mio livello di comprensione di alcuni aspetti del tema che lei ha trattato. Vorrei avere dei commenti suoi su questi. La prima affermazione è questa, che c'è un grande processo globale di ingresso in uno stato di benessere di una parte importante dell'umanità che ne era stata fuori. Una parte importante dell'umanità, ripeto, sono affermazioni che tagliano la realtà, perché i processi sono molto contraddittori, però di fatto mi sembra di poter dire che è partito un grande processo in cui delle fasce di popolazione importanti stanno emergendo dalla povertà, da uno stato di economia di sussistenza legato all'agricoltura. E a questo proposito, al di là della delocalizzazione del lavoro a basso valore, mi pare che ci sia un processo di delocalizzazione, se possiamo chiamarlo così, anche del lavoro ad alto valore.
non molto tempo fa sui giornali ho visto degli articoli su Repubblica in particolare in cui spiegava come queste catene del valore mettono a riparo non i lavoratori che producono molto valore, cioè i ricercatori eccetera, eccetera, ma i lavoratori che producono servizi locali che non si possono delocalizzare e quindi i grandi centri di ricerca che si stanno aprendo in Cina per esempio da parte delle aziende farmaceutiche. Quindi prima affermazione, questo grande movimento con un processo molto contraddittorio che porta a un riequilibrio delle potenze economiche e politiche mondiali. La seconda affermazione, semplicemente ripeto quello che ha detto lei, di questo processo traggono vantaggio le transnazionali, soprattutto mettendo molta pressione sul lavoro e anche sull'ambiente. Il tema qual è, come dice lei? Che la politica in qualche modo sembra assente. E allora il tema da dibattere appunto a lungo, oltre questa sua presentazione, è come la politica a livello nazionale e a livello internazionale può agire. Mi sembra di poter dire che, dato che parliamo di mercato e democrazia e che parliamo di imprese transnazionali che hanno la casa madre soprattutto nei paesi OCSE, che sono paesi fondamentalmente dal punto di vista politico democratico, che ci deve essere un grande processo, non credo molto ai politici illuminati che come dire, vanno contro le lobby delle società multinazionali. Credo invece che, visto che sono regimi democratici, che deve partire un grande processo di acculturazione e di presa di coscienza di quali sono gli elementi concreti di questo processo internazionale. Volevo sapere cosa ne sapeva, cioè se lei pensa che l'esito è più attraverso le politiche illuminate dall'alto oppure i processi sociali che vengono dal basso, o un mix di questi. Grazie. Prima che il professore risponda, vi dovrei chiedere però di fare domande un po' più brevi, ecco, cioè più puntuali, diciamo. Grazie. Per quanto riguarda l'ingresso in una fascia di relativo benessere, bisogna distinguere. Sicuramente in Cina, in India e in altri paesi, Indonesia, Brasile, c'è una quota consistente di popolazione che ha migliorato di molto il suo livello di vita. Si può parlare probabilmente di un 100 milioni di indiani, forse di 200 milioni di cinesi. Il problema, che è anche un problema politico, un problema che ha a che fare con la democrazia, è che sono enormemente cresciute le disuguaglianze anche in quei paesi, perché rimangono molte centinaia di milioni di persone, sia in India che in Cina, che sono a livelli di povertà che stanno tra l'uno e i due dollari al giorno, con un arretramento sostanziale rispetto alla situazione di 10 o 20 anni fa, perché mentre il governo cinese è rimasto un governo che controlla ferreamente l'economia, tant'è vero che appunto un terzo delle esportazioni sono prodotte da imprese miste, da società miste, ha abbandonato ogni intento, ogni presa di regolazione di fondamenti della vita civile come l'istruzione primaria, anche l'istruzione secondaria, la sanità, la previdenza. E quindi centinaia di milioni di cinesi, ma anche di indiani, che prima potevano contare su un minimo di sostegno in questi campi, come potevano contare su almeno l'istruzione primaria gratuita, un minimo di assistenza sanitaria e cose del genere, ne sono oggi totalmente privi. Allora, non è del tutto corretto dire che il benessere dei primi guadagnato a danno delle condizioni di vita dei secondi, ma non si è nemmeno tanto lontani, anche per ragioni di politica economica complessiva. La
totale apertura agli investimenti diretti dall'estero di paesi come l'India e la Cina ha dato origine, per volontà dei rispettivi governi, per scelta dei rispettivi governi, a un modello economico fondato essenzialmente sulle esportazioni, invece che sulla crescita delle economie interne, sul potenziamento dell'agricoltura locale che poteva permettere di sfamare, di produrre alimenti per da mezzo miliardo di persone in su. Quindi, mentre l'ingresso nel benessere, nella fascia del benessere è indiscutibile, beh, bisogna vedere quali sono i prezzi, le cose non viste, le cose trascurate, le indifferenze a carico di 40, 50, 60% della popolazione. Oltretutto, volendo fare un bilancio dell'economia sostanziale, non l'economia che si misura con azioni, con plusvalenze azionarie, con indici di borsa, con la creazione di credito che poi ha gli effetti che si sono visti nell'ultimo anno, ma parlando di economia come sistema che deve provvedere alla sussistenza e quindi alla vita dell'essere umano. Beh, le persone al di sotto dei che arrivano fino ai $2 al giorno continuano a essere 2 miliardi e 4 nel mondo, più del 40%, 45% della popolazione mondiale. 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua, ad acqua potabile, e il rifornimento d'acqua è comunque distante più di 1 chilometro, dati ONU nell'ultimo rapporto sullo sviluppo umano. Più di 1 miliardo di persone vive in slums, e l'ONU quando parla di slums, che vogliono dire naturalmente baraccopoli, bidonvilles, favelas, eccetera, li definisce in modo molto restrittivo come abitazioni di carattere infimo, in molti casi scavati nelle discariche. L'enorme aumento dei prodotti alimentari sta facendo salire il numero di persone che soffrono la fame e che spesso, se non muoiono di fame, muoiono perché anche un raffreddore per una persona fortemente denutrita è letale. La sto facendo salire da 850 a 900 milioni a 1 miliardo. Dal punto di vista sostanziale, l'economia del mondo non è che vada benissimo. D'accordo che vi sono in India forse 100-150 milioni di persone che si avvicinano a livelli occidentali, e qualcosa del genere avviene in Cina. Però in molte altre parti di quegli stessi paesi e del resto del mondo vi sono situazioni che le stesse Nazioni Unite definiscono grottescamente miserande. È possibile che in un mondo che tutto sommato è così ricco, così dotato di tecnologie, così dotato di manager capaci, di imprese che producono qualunque cosa a basso prezzo, è possibile che muoiano 25.000 bambini al giorno in età inferiore ai 5 anni? Perché o sono denutriti e la minima malattia li uccide, oppure muoiono per l'acqua infetta, per tipiche malattie infantili al di sotto dei 5 anni. L'ONU ha celebrato come un notevole vantaggio il fatto che per la prima volta nel 2007 il numero dei bambini morti sotto i 5 anni per cause che potevano essere eliminate, curabili con $1 al giorno, sia stato di qualcosa inferiore ai 10 milioni, 25.000 per 365 più o meno fa quella cifra. L'economia mondo dovrebbe cercare altri successi per vantarsi, piuttosto che l'essere scesi da 10 milioni e 1 a 9 milioni e 800 mila. Quanto chi comincia prima? Ma io credo che qualche politico illuminato non guasterebbe in nessun paese,
ma poi i provvedimenti, gli interventi reali si fanno quando milioni di persone si muovono e si potrebbero osservare quanto prima dei processi, dei fenomeni interessanti, ad esempio in Cina. Si calcola che in Cina vi siano almeno 60.000 movimenti, manifestazioni, scontri all'anno di contadini espropriati, di minatori che muoiono come mosche nelle miniere di carbone, di molti lavoratori malcontenti per qualche sopruso. E il terribile terremoto che ha colpito la Cina ha aumentato di qualche milione le persone, a cui tutto sommato il fatto che a Shanghai o a Pechino ci siano i negozi di Gucci o i negozi Ferrari non basta come orizzonte per la propria esistenza. Prima di continuare, io vorrei introdurre un elemento di attualità italiana, poi proseguiamo con le domande, ovviamente, una piccola domanda, un elemento di attualità, torniamo in Italia, dalla Cina. Vorrei fare al professor Gallino questa domanda, insomma, i sindacati sono indubbiamente sulla difensiva in questo momento, perché vicende come Alitalia, come insomma, il malcontento diffuso sugli statali, eccetera, stanno alimentando un clima in cui il sindacato viene percepito come una casta, una corporazione, alla pari della politica. Ecco, io vorrei sapere se secondo lei, questo è un po' quello che è diffuso nell'opinione pubblica, questa percezione del sindacato, è colpa solamente delle imprese, della politica, o il sindacato ha delle responsabilità insomma in questo? Il sindacato ha sicuramente delle responsabilità, anche se non è che quello che è avvenuto nel Regno Unito, negli Stati Uniti o magari in Germania o in Francia sia indifferente per ciò che succede in Italia, così come la frammentazione dei processi produttivi incidono negativamente sulla possibilità di rappresentanza dei sindacati qui come in molti altri paesi, ma sicuramente il sindacato, come riconosco anche molti sindacalisti, è di fronte sta attraversando una crisi molto, molto forte, molto, molto rilevante. Ha dei problemi di revisione dei meccanismi di rappresentanza per quanto la frammentazione dei processi produttivi glielo possono permettere. Ad esempio, in molte grandi aziende metalmeccaniche o altre, i lavoratori debbono eleggere uno o più rappresentanti sindacali sulla base di una rappresentanza di fabbrica o addirittura di territorio, no, di provincia, okay. Non ci sono rappresentanze di luoghi produttivi. La catena di montaggio, la logistica, la verniciatura, i luoghi dove si lavora, si suda, si soffre, ci sono incidenti e così via. Questo diluisce molto la capacità rappresentativa del sindacato. Perché un conto è il sindacalista che faceva lui stesso prima il montatore sulle linee, che viene eletto e allora può discutere con la direzione i problemi dei ritmi, del controllo degli eventi straordinari, della flessibilità, della prestazione, che è un'altra forma di flessibilità interna alle aziende. Se invece viene nominato uno che in quei luoghi di lavoro in realtà non ci ha mai lavorato, il legame e la capacità di rappresentare gli interessi concreti di quei lavoratori viene meno. Questo è un problema che ha il complesso del sindacato, dei sindacati, e che riguarda anche la loro democrazia interna, la loro capacità di adeguarsi, di essere più vicini ai processi produttivi. Devo dire però che il sindacato mi pare stia un po' esagerando.
nel parlare di crisi e nel badare a muoversi con estremo garbo per non, in un certo senso, per non urtare nessuno. Perché, ad esempio, nel documento sottoscritto dalle tre maggiori confederazioni, che dovrebbe essere discusso con la Confindustria, si tratta di un documento di una tale cautela, di una tale attenzione, e anche con delle, come dire, delle prese di posizione, un collocarsi in una prospettiva che è del tutto dissonante rispetto a quella che potrebbe essere la posizione di un sindacato. Vi sono dei passi in quel documento in cui si parla del problema della finanza mondiale, della finanziarizzazione che sta travolgendo per certi aspetti l'industria, perché i grandi fondi di investimento, i fondi pensioni, sono diventati proprietari di più di metà dell'industria, un po' meno in Italia, ma poi bisogna vedere. Poi bisogna vedere i dati. Dinanzi a un processo di questo genere, forse occorreva una presa di posizione un po' più energica, mentre in quel documento si dice che a fronte della finanziarizzazione del mondo, degli sviluppi della finanza mondiale, occorre adeguarsi con nuove forme di intervento. Ma il problema nasce quando uno pensa di adeguarsi, quando uno pensa di adattarsi, invece di distanziarsi, di cercare di vedere dentro, di esercitare un po' di pensiero critico e cercando di non farsi tagliare a sinistra, che so, da uno come Marchionne, perché è Marchionne che ha detto poche settimane fa non se ne può più con la finanza globale, perché ha assunto un peso tale da stravolgere anche i bilanci aziendali e lo stesso modo di gestire le imprese. In un documento dei sindacati almeno quella posizione lì poteva trovare riflesso, mentre c'è una posizione che è per certi aspetti un po' a destra di Marchionne. Lei ha detto che l'economia irregolare è strettamente legata all'economia regolare. Questo tema secondo me getta una luce interessante sul tema del festival Mercato e Democrazia, perché se noi guardiamo, no, è interessante, perché se noi guardiamo al caso Italia, cioè il mio modo di vedere è che difficilmente si possono scindere queste due economie. Sembra proprio che l'economia regolare non possa fare a meno di quella irregolare, perché gli appalti sono ottenuti in un certo modo, perché il lavoro deve essere retribuito, e ci sono interi distretti anche in Italia di lavoro in nero sottopagato per grandi aziende, perché anche diciamo, per esempio lo scarico dei rifiuti delle aziende viene fatto irregolarmente. Vorrei sapere se secondo lei esiste la possibilità di un'economia regolare sganciata da quella irregolare, anche per esempio per quanto riguarda i fondi che vengono investiti nelle aziende, che non sempre sono di provenienza pulita o lecita, se esiste, quindi se può esistere un mercato e una democrazia, perché mi sembra che nel momento attuale non c'è mercato e non c'è democrazia. Grazie. Lascerei perdere la questione della finanza lecita o illecita, riciclaggio di denaro, perché ci porta su un altro terreno, quella dell'economia illegale. Mentre l'economia informale o sommersa o irregolare significa, sia da noi che in altri paesi, la definizione internazionale dell'OIL, significa la produzione di beni e servizi del tutto legali con mezzi o documentazione irregolare, mentre altrimenti si cade nella produzione di beni o servizi chiaramente illegali. Il legame tra le due è innegabile, perché l'attività agricola, l'attività l'agroindustria, l'industria conserviera, eccetera, l'80-90%
dei prodotti agricoli, gli ortaggi, eccetera, viene raccolta da manodopera prevalentemente immigrata con salari da 2 dollari l'ora, 3 dollari l'ora, con il 30, 40, 50% di irregolari. Ma quelli poi diventano prodotti del tutto regolari che vanno a finire nei supermercati o da altre parti. È un problema in realtà di portata globale, di portata mondiale, perché nell'ultimo rapporto sull'occupazione nel mondo dell'OIL, che è di pochi mesi fa, si nota che quasi il 50% di quei 3 miliardi di occupati sono occupati nell'economia informale, sia come coadiuvanti in famiglia, sia come lavoratori autonomi o altro. E volendo pensare ad una politica del lavoro globale, è molto difficile pensare ai nostri 5 milioni o i 2 milioni di francesi, i 3 milioni di tedeschi e poi i 100 milioni di lavoratori irregolari dell'America Latina, pensare di portarli tutti sotto un contratto regolare firmato dalla legge, sancito dalle corti e così via. Probabilmente bisognerà trovare dei terreni di percorso di avvicinamento intermedio. È molto difficile, ma non è mai stato tentato. Di solito l'atteggiamento nei confronti dell'economia informale o irregolare è quanto a discorsi ci fanno concorrenza, mentre se sparissero dall'agricoltura gli irregolari, 2 giorni dopo sparisce dai supermercati, spariscono il 30 o il 50% dei prodotti di origine agricola. Quindi bisogna cominciare, come dire, da una sorta di riconoscimento pubblico del fatto che l'economia regolare è una componente importante dell'economia formale e dell'economia irregolare. E poi bisogna pensare a qualche forma di transizione, di via intermedia che non sia soltanto quella degli ispettori del lavoro. Giovano anche quelli, ce ne vorrebbero di più, dovrebbero essere dotati di migliori mezzi, va tutto bene. Ma visto che nessun paese è mai riuscito a sconfiggere l'economia irregolare, ma semmai soltanto a ridurla, probabilmente tra la piena formalizzazione e la totale informalità, la totale assenza di diritti, bisogna studiare qualche bacino intermedio dove almeno alcuni milioni di persone in posizione totalmente irregolare possono trovare un inizio di regolarità, senza pensare appunto di portarli immediatamente entro il quadro di contratti simili a quelli che conosciamo nell'economia regolare. È un problema di cui si sta occupando molto l'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, perché quando il 45% delle forze di lavoro nel mondo occupate sono nell'economia informale, non si può pensare soltanto a ruolare 100 milioni di ispettori del lavoro per mandarli in giro, a parte il fatto che mandare in giro gli ispettori del lavoro nel Nicaragua o da altre parti può essere non solo difficile ma pure rischioso. È acceso, sì. Professore, visto che ha appena citato in risposta alla domanda della giornalista il modello contrattuale, la riforma del modello contrattuale, facendo un accenno critico, penso che l'accenno critico possa essere riferito anche al discorso che la riforma di questo modello contrattuale, che peraltro è fortemente voluta da Confindustria, forse va proprio nella direzione di abbassare i redditi e i diritti piuttosto invece che di innalzarli in un mondo globalizzato. Allora si rischia appunto di andare ad un modello contrattuale che, indebolendo il contratto di lavoro nazionale, priva in realtà di certezze tutto un mondo del lavoro, dando ancora di più mano libera, diciamo, alle imprese che, come lei ha detto in un bellissimo libro, Il costo umano della flessibilità, la flessibilità in Italia, contrariamente a quanto arriva mediamente all'opinione pubblica, è altissima, cioè sulla flessibilità le imprese possono già fare conto. Sono le persone, i lavoratori, che però stanno pagando il prezzo di aumento di profitti e di globalizzazione. Vorrei da lei un parere espressamente sul memorandum,
su come vede lei il rapporto quindi tra contrattazione di primo e di secondo livello. Grazie. Rispondendo contribuirò alla mia fama di citata all'inizio dalla... Resistente. Boh, a che punto? No, è sempre interessante mettere insieme pezzi, articoli, testi, dati che provengono da fonti molto differenti e che sembrano toccare elementi del tutto discreti, del tutto staccati tra loro, mentre cucendoli insieme poi nascono nuove prospettive. Nelle stesse settimane in cui si elaborava quel documento delle tre confederazioni si parlava molto del contratto nazionale, della necessità di riformarlo e così via. Alcuni grandi quotidiani pubblicavano dei servizi molto ben fatti, fondati su dati che provengono da documenti di banche centrali, di banche internazionali, i quali dicevano che sono servizi che dicevano, ricordavano che negli ultimi 20 anni almeno tra gli 8 e i 10 punti di PIL si sono spostati dal lavoro ai profitti, al capitale e alle rendite. Non è soltanto, come forse sembrava leggendo qualcuno di questi articoli, non è soltanto il lavoro dipendente, anche il lavoro autonomo di livello medio-medio-basso fa parte di quel bacino di lavoro che ha perso in 20 anni più di 8 punti e in meno di 15 più di 3,5. 3,5 punti di PIL fanno 52,5 miliardi, mal 52,5 miliardi mal contati. È un trasferimento enorme soltanto negli ultimi 15 anni. Se parliamo di 8 punti, fa 8 per 15, fa 120 miliardi di spostamento dal reddito da lavoro ai profitti, rendite, eccetera. L'unico strumento democratico, legale, per di più esistente, che vi sia per cercare di fermare la corsa allo spostamento verso le imprese, le aziende, verso il 5% o 10% superiore della popolazione, perché poi quello è il risultato, a sfavore del lavoro, l'unico strumento esistente è il contratto nazionale. Perché il contratto nazionale, nella sua globalità, può dire no, si fanno un po' di calcoli e si stima che se si va in quella direzione si perde nel giro di 3 anni, 5 anni, un altro mezzo punto, mentre il mezzo punto bisogna cercare di guadagnarlo, semmai. Credo che recuperare 3 o 8 punti sia molto difficile, è un impegno storico. Però se dati ineccepibili, di fonte ineccepibile, dicono che c'è stato un enorme spostamento dai redditi da lavoro, compresa una fascia importante di lavoro autonomo, ai redditi da impresa, capitale, rendite, eccetera, questo dovrebbe perlomeno essere tenuto presente quando si parla di contratto nazionale. Invece nel documento delle tre confederazioni non c'era minimo accenno al fatto che quello è l'unico strumento si può discutere con il proprio datore di lavoro, ma io vorrei 300 euro in più al mese perché io come classe ho perso 3,5 punti di PIL, ma è un discorso un po' difficile da fare nei confronti del datore di lavoro, è un discorso da fare nell'ambito di trattative sul contratto nazionale. Praticamente gli stessi giornali avevano in prima pagina, in molti casi, con titoli altisonanti, l'incredibile esproprio di salari operato negli ultimi 20 anni,
E poi a pagina 2 e a pagina 3 occorre andare verso una modifica del contratto nazionale perché è troppo vincolante, è troppo. Uno mette insieme le due cose e poi ne trae delle conclusioni. Buongiorno professore, mi chiamo Francesco, sono un lavoratore precario, quindi interinale di un consolato italiano in Africa. E cosa italiano? In Africa, in Nigeria. E mi occupo di tematiche relative alla politica dell'immigrazione, che quindi è naturalmente molto direttamente collegata alla politica del lavoro. Volevo un suo parere su quello che può essere l'impatto dei flussi migratori verso il nostro paese relativamente a quella race to the bottom di cui si parlava prima nella sua analisi, ovvero se i flussi migratori appunto inarrestabili e continui verso il nostro paese, verso i paesi occidentali, contribuiscono appunto ad abbassare quella tutela dei diritti, dei salari che riguardano i lavoratori a livello globale. Grazie. Al momento attuale, cioè con la loro consistenza attuale, i flussi migratori non sono nemmeno sufficienti per compensare il decremento della popolazione. Il tasso di natalità in Italia per donna in età fertile è intorno a 1,3. Dovrebbe essere 2,1 per avere una popolazione costante. Per mantenere la popolazione costante occorrerebbero almeno 300.000 nuovi cittadini arrivati da qualche parte, e questo è di grande importanza anche per temi come la previdenza, come le pensioni, il sistema pensionistico, che sono una componente importantissima delle condizioni di lavoro. Il bilancio dell'INPS, ad esempio, è assai meno peggio di quanto non lo si dipinga per interessi più o meno evidenti, anche perché nel corso di alcuni anni vi sono molte centinaia di migliaia di immigrati che passano, di immigrati ormai regolarizzati, che pagano regolarmente le loro quote all'INPS, e dato che il nostro sistema di pagamento delle pensioni rimane un sistema a ripartizione, per cui uno che lavora paga la pensione, diciamo meglio, due o tre che lavorano pagano la pensione a uno che non lavora più. Quello è un contributo molto importante all'equilibrio del sistema previdenziale. E anche le previsioni che si facevano anni fa sul calo demografico sono un po' meno peggio di quanto non fossero alcuni anni fa, grazie appunto agli immigrati. Parliamo degli immigrati regolarizzati, perché sono quelli che finiscono contati nelle statistiche dell'INPS. Quindi, a parte qualche settore, forse l'agricoltura, forse qualche altro sottosettore dell'agri-industria, la manodopera immigrata non è competitiva, non è concorrenziale, perché occupa posti di lavoro che non sono più graditi, che non sono più accettati da giovani italiani, tipicamente è il caso dell'agricoltura, oppure essendo le condizioni di lavoro e le retribuzioni tutto sommato le medesime, perché sono stati regolarizzati, non c'è un'effettiva pressione. Però il problema principale è quello demografico. Senza immigrati saremmo verso non molto in là, verso il 2035 o giù di lì, avremmo perso 10 milioni di abitanti, con una popolazione sempre più anziana. Abbiamo bisogno, per mantenere la popolazione stabile, di almeno 300.000 ingressi regolari l'anno. Per il momento ne abbiamo sui 200.000. Sì. Buongiorno. Volevo chiedere, secondo il professor Gallino,
Aspetta un attimo. Grazie. Prego. Volevo chiedere al professor Gallino come mai in Italia si parla di flessibilità e non di precarietà e viene confusa la flessibilità con la precarietà, in quanto molto spesso vengono fatti dei paragoni tra l'Italia e il resto d'Europa senza effettivamente contestualizzare da un punto di vista socioculturale, istituzionale, i vari paesi europei, nel senso che il neoliberismo, il mercato libero in Inghilterra, il neoliberismo in Italia hanno un effetto completamente diverso. Cioè la flessibilità del lavoro in Inghilterra, per esempio, vuol dire che tu hai un contratto, hai i contributi pagati, i tuoi diritti sono comunque regolarmente rispettati, mentre in Italia c'è un andamento a livello di sfruttamento, di mercato nero, di cocopro, un pullulare di contratti, contrattini, eccetera, eccetera, e di lavoro sommerso che assolutamente non è riconosciuto. Cioè, voglio dire, si parla sempre di politica neoliberale, però evidentemente in un contesto chiuso e se possiamo dire clientelare del tipo italiano, ha un effetto diverso rispetto a quello dove c'è un mercato libero, la competizione è all'aperto, c'è un sistema meritocratico. Appunto, io conosco questi due paesi, quindi le faccio, e quindi mi chiedo come mai quando si parla di lavoro precario, di lavoro flessibile, non si contestualizza appunto la situazione italiana rispetto ad altri paesi europei dove effettivamente magari le politiche del lavoro, come diceva lei, sono un pochino più, cioè invece che abbassare il livello globalizzazione in basso, cioè i diritti vengono in qualche modo innalzati. Non so se mi sono spiegata. Ma per intanto non sono d'accordo sulle premesse del suo intervento, perché la situazione in altri paesi è, con differenze varie, ma nel fondo sostanzialmente simile alla nostra. È chiaro che un film non può sostituire un rapporto di ricerca, ma lei ha visto l'ultimo film di Ken Loach, che si intitola Lo fanno tutti, che riflette molto bene, per quanto possa io conoscere il Regno Unito, quello che succede laggiù, la precarietà di una fascia molto rilevante della popolazione che è soggetta a illibertà, assenza di diritti di ogni tipo nel quadro di un mercato del lavoro molto dinamico e semmai di retribuzione un po' più alte, ma certamente non di diritti maggiori. La situazione in Francia è sostanzialmente simile alla nostra, vi sono innumerevoli rapporti di ispettori del lavoro, ad esempio francese, che dicono per carità, tanto per cominciare, a Parigi si trova di tutto, nei cantieri della Défense, nei migliori ristoranti con due o tre stelle sulla guida Michelin. Dovunque si vada si trova un notevolissimo livello di lavoratori irregolari e precari. In Germania, non parliamone, una parte molto importante della letteratura sulla precarietà, o meglio sulla precarizzazione, viene dalla Germania, perché le cosiddette leggi Hartz di modifiche del mercato del lavoro hanno sostanzialmente accresciuto la precarietà. Per quanto riguarda la Francia, forse uno dei maggiori sociologi francesi degli ultimi decenni, Bourdieu, già intorno al 1995, giù di lì, aveva fatto un bel intervento che si concludeva dicendo: oggi la precarietà c'è partout, non c'è limite alla diffusione della precarietà. Quindi non credo vi siano differenze sostanziali tra i diversi paesi, anche perché la letteratura, nel mio libro cito qualche centinaio di rapporti, articoli, eccetera, di diversi paesi, Stati Uniti, paesi europei, eccetera.
nove decimi della letteratura viene dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito, viene dalla Svizzera. Per gli svizzeri, io sono stato varie volte in Svizzera a parlare di queste cose, la precarietà, la flessibilità è un problema. Quindi, a mio avviso, non vi sono differenze sostanziali nel livello di precarietà, soprattutto di precari per legge, mentre vi è una differenza di quantità, perché noi abbiamo intorno al 20% di economia sommersa sul PIL, forse anche qualcosa di più, francesi e tedeschi probabilmente ne hanno la metà o giù di lì. Ma quanto a fenomenologia della precarietà, sono gli stessi francesi, scrivevano grossi libri sulla precarietà più di 15 anni fa. La differenza tra flessibilità e precarietà è importante. Flessibilità è il termine tecnico, diciamo così. Esiste la flessibilità dell'occupazione, che significa possibilità di assumere e licenziare senza troppe regole e magari senza regole, che in altri paesi è più alta che da noi. In Danimarca, dove sono anche più elevati i contributi sociali, le politiche attive, eccetera, la libertà di licenziamento è molto elevata, quindi è molto elevata la flessibilità dell'occupazione. Dovrebbe significare maggior facilità di licenziamento e maggior facilità di trovare subito un altro lavoro. Diversamente dal caso molto specifico della Danimarca, quello che succede è che in molti casi c'è il licenziamento, ma poi il lavoro arriva parecchio tempo dopo. La flessibilità della prestazione è una cosa diversa, perché significa orari modulari, orari annuali variabili, per cui si lavora 32 ore per alcune settimane, 48 o 52 o più in altre settimane, si lavora a turni, si fa il lavoro ripartito e altre cose del genere. Quella è la flessibilità della prestazione, che può aver luogo entro contratti di lavoro nazionali ragionevolmente garantiti. C'è una terza variante della flessibilità, che è la flessibilità del tempo, cioè il cosiddetto flexi-time. Non abbiamo ancora trovato una italianizzazione. Flexi-time significa lasciare una quota importante dei dipendenti di un'azienda liberi di scegliere le ore d'entrata ed uscita, la durata dell'intervallo, in molti casi anche il numero di giorni alla settimana che lavorano, per cui lavorano 4 giorni alla settimana e 6 quella dopo. La Svezia forse è dove gli esperimenti di flexi time sono più avanzati e che sicuramente sono esperimenti interessanti per adeguare le richieste di flessibilità che in certi casi le stesse persone avanzano. La necessità di continuare a studiare, la necessità di portare un figlio almeno ai 3 anni od oltre, un ritorno agli studi. La flessibilità può essere utile alle persone quando non è imposta, perché se io voglio fare lavorare in certi giorni, mi obbligano a lavorare in altri, la flessibilità non va più bene. Quindi flessibilità tecnicamente vuol dire 3 tipi: libertà di licenziamento e facoltà e facilità di riassunzione, variabilità della prestazione per far fronte alla variabilità dei processi produttivi, variabilità dell'organizzazione del lavoro. La precarietà è quello stato di incertezza, di insicurezza, di costi umani e sociali che deriva dall'eccesso di flessibilità dell'occupazione in particolare, perché un conto è un contratto a termine, un contratto in scadenza o di collaborazione coordinata, poi un secondo contratto, poi un terzo contratto, dopo l'ottavo o decimo contratto è l'esistenza che diventa precaria, perché diventa precario il reddito. Come ricordavo all'inizio, 8-9 mesi di reddito quando tutto va bene invece di 13, diventa precaria la previdenza,
chi ha cominciato molto presto a stipulare contratti, ad accettare contratti di collaborazione coordinata, chi ha cominciato 10 o 15 anni fa, va in contropensione dell'ordine del 30% di un salario medio. Quindi precarietà della previdenza. Diventa precaria, ossia incerta, ma malsicura, imprevedibile, la capacità di accumulare delle esperienze professionali. Perché in qualche caso passare da un'azienda all'altra può giovare, in moltissimi altri casi non giova affatto, serve soltanto a distruggere la professionalità precedente. Precarietà di rappresentanza sindacale, perché come si fa a rappresentare coloro che in un'azienda sono presenti per 2 settimane o 3 mesi? È molto difficile rincorrere la loro rappresentanza. Quindi flessibilità, sono 3 nozioni tecniche tra loro concatenate, anche se molto differenti tra di loro. Precarietà è la vita precaria, insicura, incerta, che deriva soprattutto dall'eccesso di flessibilità dell'occupazione. Mi incune un attimo, poi direi magari facciamo ancora 1 o 2 domande, professore, sì. Stiamo sfinendo. Ecco, la domanda che mi veniva, lei parlava poc'anzi del modello tedesco, diciamo, dove notoriamente in Germania c'è un modello, si chiama la Mitbestimmung, con partecipazione alle decisioni dell'azienda. Il ministro Sacconi, forse facendo appello alle sue origini socialiste, una settimana fa, ha parlato della possibilità di introdurre, diciamo, una partecipazione dei lavoratori all'azionariato delle imprese, delle aziende. Lei cosa ne pensa, cosa ha capito soprattutto e cosa pensa della Mitbestimmung, della compartecipazione, della cogestione tedesca? Un conto è cogestione, un conto è azionariato, che tra l'altro sta anche scritto nella Costituzione, c'è un articolo della Costituzione nel titolo terzo che dice, lo cito da qualche parte nel mio libro, dice che la Repubblica favorisce la partecipazione al capitale azionario dei lavoratori. La cogestione della tedesca è una cosa molto grossa e molto seria perché deriva direttamente dal dettato costituzionale, che da allora non si chiama Costituzione, si chiama Grundgesetz, legge fondamentale, che è stata articolata poi in leggi che dicono che nelle aziende, mi pare, sotto i 1.000 dipendenti, nel consiglio di sorveglianza deve essere 1/3 di rappresentanti dei sindacati. E nelle aziende con più di 1.000 o 2.000, dovrei rivedere il limite esatto, dipendenti, i rappresentanti dei sindacati diventano il 50%. Dato che poi nei consigli di sorveglianza sono presenti anche i lender, beh, questo ha fatto una grossa differenza nel determinare le condizioni di lavoro dei lavoratori tedeschi e anche nel determinare retribuzioni che sono tra il 20 e il 40% netto più alto delle nostre. Per quanto riguarda l'Italia, la legge di riforma del diritto societario del gennaio 2003, mi pare, ha introdotto la possibilità per le società di scegliere il sistema di governo dell'impresa dualistico e quindi di introdurre la distinzione tra consiglio di gestione, ossia consiglio di amministrazione, e consiglio di sorveglianza. Finora risulta che pochissime aziende abbiano finora scelto il sistema dualistico. Però sta il fatto che la legge lo prevede, potrebbe essere facilitato, potrebbe essere sollecitato anche dalla, come si dice, la moral suasion, la persuasione morale che un governo può esercitare al fine di estendere il sistema dualistico. Però dovrebbe star scritto da qualche parte, mentre nella legge italiana non sta scritto che nel consiglio di sorveglianza è obbligatorio che ci siano rappresentanti dei sindacati, perché se non è obbligatorio diventa qualcosa di molto lieve, di scarso mordente. Però
se si sceglie il sistema dualistico e se si vincolano le imprese ad avere una rappresentanza dei sindacati, mi pare che ne siamo lontani, perché appunto in Germania si parte dalla Costituzione e da noi appare più difficile, però è una strada percorribile. Sarebbe un passo verso una democrazia economica, una democrazia un po' più compiuta. La partecipazione al capitale azionario, il possesso di azioni, è tutt'altra cosa, perché anche in altri paesi, in Francia ad esempio, vi è un certo numero di aziende che offrono azioni o a tutto il personale, come l'EDF, l'Electricité de France, e altre che la limitano, non so, dai capi reparto, dai quadri in su. Però quando uno ha in mano 1.000 euro di azione o 2.000 euro di azione, che fa? Va nell'assemblea degli azionisti e dice: noi non vorremmo che la nostra azienda si fondesse con l'altra impresa polacca, perché non mi sta bene. Il piccolo o piccolissimo o infimo azionista non ha nessun potere.